Shalom Shalom. Prima di iniziare diamo la gloria, il potere, onore solo a Yahweh, Vahashem, Yahweh Shai, Vahashem, Rukah Kodash. Yahweh è il nome del padre nell'antico ebraico e Yahweh Shai è il nome di suo figlio nell'antico ebraico, colui che oggi dall'ignoranza è conosciuto con il nome di Gesù Cristo e con la falsa immagine di Cesare Borgia. Do i doppi onori agli anziani apostoli della Great New Stone, GMS, per avermi insegnato questa verità e per aver faticato nel portare questa parola di verità. E andiamo a leggere dalla Sacra Bibbia, le Sacre Scritture, la parola della verità del Padre, la parola di verità del Figlio. E voglio leggere perché diamo i doppi onori agli anziani apostoli della Great New Stone, della GMS, agli anziani apostoli di Yasharala, di Israele. E saluto poi anche tutta la nazione di Israele, tutti gli eletti che fanno parte della casa di Israele, che si stanno impegnando e faticando per portare la parola di verità in questi ultimi tempi. E voglio andare nel libro di Timoteo, nella lettera a Timoteo, capitolo 5, versetto 17. Che ci insegna il perché. Prima lettera a Timoteo, capitolo 5, versetto 17. Gli anziani che esercitano bene la presidenza siano trattati con doppio onore, soprattutto quelli che si affaticano nella predicazione e nell'insegnamento. Quindi io do i doppi onori a tutti gli anziani e apostoli degli Asharala, della Great New Stone, per il faticamento per portare la parola di questa verità, ok? Perché io adesso ho capito sulla mia pelle. Capisco che cosa significa, che sono da meno di un anno in questa verità e capisco cosa significa faticare per portare questa verità, perché ti metti tutti contro, a partire dalla famiglia, alle mogli, agli amici, il mondo ti viene contro per portare l'insegnamento e la predicazione della verità. E quindi sono qui oggi, fiero e contento di portare la parola di Yahweh, Bahashem Yahweh Shai, la parola della verità. Di portare testimonianza di Yahweh Bashem Yahweh Shai e per portare la parola di salvezza, la salvezza che viene solo attraverso il Figlio mandato dal Padre, che oggi dall'ignoranza conosciamo con il nome di Gesù Cristo, nome che deriva dal greco, nome che non ha nulla a che fare con il principe, con il re del popolo di Israele, nome che deriva dal greco con Jesus, che è un'allusione a Zeus, Jesus Zeus è un'allusione, e Christus, Cristo, che è un'allusione a Christus, Christus Serapis, che era un uomo che era stato è adorato nell'antico Egitto. Hanno cambiato i nomi nelle nostre scritture, le scritture che sono scritture fatte per il popolo di Israele. E solo il popolo di Israele sarà salvato, solo un terzo della casa di Israele sarà salvato. E andiamo a vederlo, perché è tutto scritto, perché non è come ci racconta la Chiesa, che oggi la salvezza è per tutti. La salvezza non è per tutti, la salvezza è solo per il popolo scelto dal Padre, da Israele. E lo dicono le scritture, lo dice Yahweh Shai, il Figlio, nostro Re, è venuto a portare la parola alle pecore sperdute della casa di Israele. E dalle Sacre Scritture andiamo a leggere e andiamo a vedere se è verità. Siamo qui a portare testimonianza della verità, testimoni della verità. E lo troviamo qui nelle scritture che la salvezza è solo per la casa di Yasharala. Yasharala significa Israele nell'antico ebraico. Lo possiamo trovare anche nei Vangeli. I Vangeli che usano molto le altre religioni per portare la parola di insegnamento nella loro falsa dottrina, nella loro falsa filosofia.
Iniziamo dal Vangelo di Luca, dove nel capitolo 1, dove c'è, diciamo, l'annunciazione del Giovanni Battista, che è colui che ha preparato la via al nostro re, a Yahweh Shai, preparando la via e chiedendo a tutti di convertirsi e di rispettare le leggi e i comandamenti del Signore e non quelli degli uomini. Nel capitolo 1, versetto 16, qua è un angelo che parla a Zaccaria, che è il padre di Giovanni, e dice: e ricondurrà molti figli di Israele al Signore, loro Dio. Yahweh, capito? Quindi qua sta dicendo l'angelo a Zaccaria che Giovanni, suo figlio, ricondurrà molti figlioli di Israele al loro potere, a Yahweh, Bahashem Yahweh Shai. Ai figlioli di Israele sta parlando. Ma voglio andare... Ma ho voluto prendere questo libro, il Vangelo di Luca, perché è solo nei primi capitoli che parla molte volte a che è riferito, che questa salvezza è riferita ai figlioli di Israele. Come dice anche nel versetto 33: e regnerà sulla casa di Giacobbe e il suo regno non avrà fine. Purtroppo sulle scritture italiane sono state modificate alcune parole e sono state tolte alcune parole, perché nella scrittura ad esempio come quella là di Re Giacomo, nella King James Version, che è una delle ultime scritture che non è stata modificata, parla che in questo versetto: e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe, ecco, sul popolo di Israele, la casa di Giacobbe, e il suo regno non avrà fine. Sta parlando del regno che verrà, nel regno che stiamo per vedere, qua siamo negli ultimi tempi di questo regno, e tra poco vedremo arrivare il nuovo regno. Sta tornando il nostro Meshach, sta tornando Yahweh Shai per portare la promessa del Padre a compimento, cioè che il regno di Yahweh Shai non avrà mai fine, e invece questo è il regno che avrà fine. E nel versetto 54: ha soccorso Israele, suo servo, ricordandosi della sua misericordia. Yahweh ha soccorso con Yahweh Shai Israele, ricordandosi della misericordia promessa. Ha promesso misericordia al suo popolo Israele. È per questo che ci ha mandato suo figlio Yahweh Shai, la nostra ultima speranza. Ultima: per chi crede in lui sarà salvato, chi non crede in lui finirà. Finirà questo gran dono della vita, il dono della vita, il dono che ci ha fatto il Padre nostro. Se crediamo in suo figlio avrà continuo, se non crediamo in suo figlio finirà per noi. E a chi si riferisce qui? Ha soccorso Israele, il popolo di Israele, perché dovete capire che il popolo di Israele, come volontà del Padre, è disperso in tutto il mondo. È disperso in tutto il mondo il popolo di Israele, non sono quegli ebrei che ci hanno fatto credere, quelli sono figli di Amalek, figli di Elifaz, figli di Esaù, Edom, vengono da una stirpe malvagia, prendono possesso di false, di prendono un'identità sbagliata, si prendono le identità di altri popoli, conquistano le terre di altri popoli e prendono l'identità di altri popoli. E ricordo come c'è scritto anche nell'Apocalisse che oggi coloro che si proclamano giudei, lo troviamo nel libro dell'Apocalisse nel capitolo 2, versetto 9. Conosco la tua tribolazione e la tua povertà, tuttavia sei ricco, e la calunnia di quelli che si proclamano giudei e non lo sono, ma appartengono alla sinagoga di Satana. Avete capito? Coloro che oggi si proclamano ebrei non sono i veri ebrei, loro appartengono alla sinagoga di Satana. I veri ebrei israeliti, il vero popolo di Israele, oggi è sparso in tutto il mondo, e sono i così chiamati negri, i così chiamati latini e i nativi indiani, coloro che sono stati scacciati dagli europei nelle terre dell'America, i latini, quelli che si trovano in tutto il Sud America. Ma è come i negri, che sono coloro che hanno portato il seme di Israele anche in Europa, perché la storia parla chiaro:
il popolo dei Mori, la tribù dei Mori, che ha conquistato la Sicilia negli anni dopo la caduta dell'Impero Romano, dopo il 500, gli anni chiamati così bui dalla storia dell'uomo bianco, la Dark Age. Sono anni invece dove il popolo di Israele ha conquistato l'Europa. L'Europa era piena del popolo di Israele. L'Europa era governata da re di colore. E quindi sto parlando a tutti quelli che sentono che questa parola è verità, che sono destinati dal Padre mio a ricevere questa verità. Israele è sparso in tutto il mondo. Lo sanno tutti, lo sanno di Israele. Lo sanno gli Edomiti, lo sa la Chiesa, lo sa il Vaticano. Lo sanno i nostri oppressori, solo noi non sappiamo che siamo il popolo di Israele, solo i veri israeliti non lo sanno ancora. E siamo qui in questi ultimi tempi a portare testimonianza di questo, che il popolo del Padre è sparso in tutto il mondo, è di ravvedersi e di credere solo ed esclusivamente a Yahweh, Bahashem Yahweh Shai. Andiamo avanti. Ma voglio prendere un versetto importante per farvi capire perché la salvezza e l'annunciazione non è per tutto il mondo. Perché non è per tutti la salvezza di questo mondo? Perché chi è la salvezza? La salvezza è Yahweh Shai, è il figlio del Padre, che è venuto qui. Metto la mascherina perché passa la polizia. Ci possono fermare, evitiamo, siamo furbi. Sappiamo come funziona purtroppo in questo mondo. Ci hanno tolto anche la libertà di respirare, ci hanno tolto con queste mascherine. Ma la gente è cieca, non vede. La gente mi guarda più strano perché non ho la mascherina. In che mondo siamo? Siamo ciechi, siamo. Siamo uomini ciechi perché siamo guidati da ciechi. Ma adesso Yahweh, Bashem Yahweh Shai, ci ha aperto gli occhi con la verità. E la verità sappiamo che è solo nel Padre e nel Figlio. E non ci lasciamo ingannare da questo mondo. Voglio andare nel Vangelo di Matteo. Perché c'è un versetto, un racconto importante che ci fa capire. È nel capitolo 15, nel versetto 24. Anzi, partiamo dal capitolo 15, versetto 21. È la storia di una donna cananea, una donna di non origini israelite, di non origini ebree, che chiede al nostro creatore, leggiamo. Partito di là, Yahweh Shai si diresse verso le parti di Tiro e Sidone, ed ecco una donna cananea che veniva da quelle regioni, si mise a gridare: pietà, Signore, figlio di Davide. Mia figlia è crudelmente tormentata da un demonio. Ma egli non le rivolse neppure una parola. E allora i discepoli gli si accostarono implorando: esaudiscila, vedi come ci grida dietro, accontentala, vedi come ci grida dietro, gli urlano, gli chiedono i suoi discepoli, gli apostoli, a Yahweh Shai. Ma egli rispose: non sono stato inviato alle pecore perdute. Scusatemi, non sono stato inviato che alle pecore perdute della casa di Israele. Quindi questo racconto ci dice che una donna cananea, una donna di non origini israelite, è andata a chiedere un favore, un miracolo al nostro re Yahweh Shai, e Yahweh Shai non ha degnato neanche di una parola. Perché ha detto che lui è stato mandato solo che alle pecore della casa di Israele,